Ben trovati tutti. Grazie a Mauro, prima di tutto, che ha organizzato questo incontro, e inviamo tutte le nostre onde di benedizione e di guarigione, perché possa presto ristabilirsi in pienezza e tornare a lavorare con noi. Comunque lo ringrazio per questa occasione di incontro con voi e anche con tanti altri amici che in questo intensivo vi propongono dei lavori. E io stamattina, in questa mattinata, due ore e mezza che abbiamo da condividere, vi vorrei proporre un itinerario piccolo ma concreto di cura. E spero, questo voi me lo direte o ce lo diremo alla fine, di almeno parziale sollievo della nostra sofferenza. Quindi io mi auguro che alla fine di questa nostra sessione mattutina almeno un grammo della nostra sofferenza possa essere alleviato. Sarebbe un ottimo risultato. Cioè, vi propongo, potremmo dire, un evento collettivo, concreto di terapia spirituale e rivoluzionaria. E poi ci capiremo su questo concetto che adesso butto lì. Un accadimento, mi capite? Un accadimento non è, come dire, la rappresentazione di qualcosa, ma l'accadimento spera di essere un evento, qualcosa che accade. Quindi non solo, come dire, parliamo, no, della guarigione o della rivoluzione, ma in una certa misura la facciamo accadere questa cosa, ne facciamo un'esperienza. Quindi questo sarà la proposta. E questo che gli sto proponendo ha dei presupposti che dobbiamo capire, perché l'evento, l'accadimento spirituale è un accadimento complesso nell'umano ed è un accadimento che ha anche bisogno della comprensione. Cioè l'anima umana, quella cosa che siamo noi ma non sappiamo cosa sia, però lo siamo, ha dei caratteri, questi sono evidenti perché ne facciamo esperienza diretta. Uno di questi caratteri evidenti è che questa sostanza che chiamiamo anima, spirito, mente, io, è uguale, quella cosa là capisce. È vero? Sta capendo adesso, capisce, ma non solo capisce, vuole capire. La sostanza dell'anima, quello che noi siamo, è un'entità, un ente, un qualcosa che sappiamo che è, quella cosa là, ama capire. Lo sapete, no? Perché l'anima lo sa. Poi naturalmente se lo scorda, però noi glielo ricordiamo. E quindi l'accadimento spirituale, per essere efficace, non può che essere anche un accadimento conoscitivo. Cioè l'anima vuole capire e si trasforma capendo, conoscendo, comprendendo. Questo è molto importante. Quindi quali sono i presupposti del ragionamento di questa proposta, cioè di fare accadere un evento collettivo che sia anche terapeutico e rivoluzionario? Allora, il primo presupposto è che, a mio parere, ma non è solo mio, non esiste alcuno sforzo conoscitivo, cioè non esiste in realtà
alcuna autentica ricerca umana che non sia finalizzata, che lo sappia o meno è relativo, a prendersi cura dell'immenso dolore che affligge ogni uomo su questa terra di prove. Quindi il primo presupposto è che ogni ricerca conoscitiva, tutte, non solo quelle diciamo filosofiche, ma tutte, biologica, tecnologica, nella loro diciamo essenza, tutte le ricerche conoscitive umane sono sempre finalizzate a prendersi cura, a curare l'immensa sofferenza umana. E questa è, se ci pensate, un'intuizione molto antica e anche, direi, molto dimenticata. Cioè, se voi andate, che ne so, nella università, ma anche nella scuola, è difficile che i professori siano educati a questa cosa, cioè che il loro insegnamento è sostanzialmente una cura dell'anima dei loro allievi. Una cura complessa che, come abbiamo detto, ha anche un elemento conoscitivo. Cioè tu curi l'anima anche istruendola, illuminandola, dando dei contenuti. Però sarebbe molto opportuno che l'insegnante a tutti i livelli fosse consapevole, fosse a sua volta formato nella consapevolezza che lui o lei non sta lì per riempire dei vasi vuoti di nozioni spesso inutili o comunque comunicate in modo inutile o peggio, dannoso, ma è lì per curare le anime, è lì per far crescere le anime nella libertà, nella luce, nella conoscenza, cioè curarle. Ora vedete, questa cosa che è dimenticatissima, cioè il nostro è un mondo alla rovescia ormai, questo lo sapete, voi siete credo abituati a certe riflessioni, no? Che facciamo da decenni, quindi lo sappiamo che questo è un mondo ormai capovolto, per cui non solo questa intuizione del valore terapeutico della conoscenza è completamente dimenticato, ma vengono praticate delle forme di insegnamento addirittura opposto, cioè insegnamenti che ammalano le anime, non solo non le curano, ma le ammalano. Noi siamo ammalati, noi siamo ammorbati, per esempio dalla comunicazione di massa, che è una forma di istruzione. Certo, perché noi istruiamo sempre, qualunque cosa diciamo, qualunque cosa facciamo vedere, è sempre un insegnamento. La pubblicità è un insegnamento, bisogna vedere che cosa mi insegni. E mi insegni per curare la mia anima, per il bene della mia anima, o mi insegni cose che servano appunto ad ammalarla ancora di più, a deprimerla ancora di più. Però questa intuizione che vi ho detto, vi ripeto, è molto antica e nella cultura più avanzata degli ultimi decenni si sta recuperando. Allora, per dimostrare questo vi leggo una citazione molto antica, parliamo di un grande filosofo greco, Epicuro, che nei suoi scritti morali dice: «Vana è la parola di quel filosofo dalla quale nessuna passione umana venga curata». Vogliamo misurare gli attuali, virgolette, filosofi, chiuse virgolette, con questo concetto di Epicuro? Cioè, quanta dell'attuale cosiddetta filosofia più o meno accademica reggerebbe a questo giudizio di Epicuro? Cioè, quanti discorsi di questi che fanno le loro carriere accademiche derubando le anime dei giovani
reggerebbero all'idea di Epicuro che è vana, inutile ogni parola di un filosofo che non curi le passioni, cioè che non curi ciò che avvelena, perché la passione, come sapete, è un termine ambiguo, dipende, no? Qui per passioni Epicuro intende quelle che potremmo dire gli inquinanti, per dirla in termini buddisti, no? I veleni. Come non v'è nessuna utilità di un'arte medica che non liberi il corpo dai suoi mali, neanche qui quanta medicina, no? Andrebbe valutata su questo parametro. Così neppure della filosofia, se non libera l'anima dalle sue passioni. Quindi ogni conoscenza che non sia terapia, per Epicuro, è vana, parola vana. E il Cristo, come sapete, dice che saremo giudicati per ogni verbum oziosum, parola vana. Ogni parola vana sarà pesata, perché le parole vane non sono innocenti, le parole vane non sono innocue. Uno dice, vabbè, una parola vana, che poi che sia? Ogni parola vana è veleno. Ogni parola vana, invece di dare un lumino all'anima, che ha tanta fame di luce, spegne una candelina dell'anima. È un crimine. Ogni parola vana è un crimine contro l'umanità. Pensa tu. Allora, questa antichissima sapienza che ci ricorda Epicuro, che c'è in Platone, c'è in Aristotele, insomma, tutta la filosofia classica, è stata recuperata negli ultimi anni, come dicevo, anche dalla cultura più avanzata. O basta? Habermas, che è, diciamo, il più importante filosofo della politica vivente, l'ultimo rappresentante della scuola di Francoforte, insomma, no? Horkheimer, Adorno, Marcuse, ecco, Habermas, che ormai ha più di 90 anni, ma continua a produrre con una certa ricchezza, dice, è laico, Habermas è un non credente, se la filosofia fraintende se stessa in maniera secolaristica e scientistica, no? Facciamo la scienza, vedendosi soltanto come erede della filosofia greca e come naturale nemica della religione, allora scivola in una illusione che è sbagliata sotto più di un aspetto. La salita alle idee, cioè la filosofia platonica, cioè la fondazione della filosofia occidentale, cioè la fondazione dell'intera civiltà occidentale, compresa la scienza e la tecnica, la salita alle idee è una genuina via di salvezza. Quindi la filosofia, la ricerca della verità, anche nella nostra tradizione, è una via di salvezza, così la intendevano i filosofi. Non è molto diversa dalle vie che poi vengono proposte in Oriente, nel buddismo, nel confucianesimo, nel taoismo. È una via di salvezza, cioè una via di cura. La salita alle idee è una genuina via di salvezza immaginata dalla filosofia greca, si pensi a Pitagoro o a Empedocle, in maniera non molto diversa dalle altre cosmologie o religioni asiatiche, si pensi al confucianesimo o al buddismo. Quindi il primo presupposto del nostro ragionamento di stamattina è questo: ogni via conoscitiva autentica è una via di cura. È un modo per curare le nostre anime e curarle dalla loro immensa sofferenza. Perciò amiamo conoscere. Non amiamo conoscere perché siamo semplicemente curiosi di sapere.
Siamo curiosi di sapere, ma siamo curiosi di sapere perché nel profondo delle nostre anime c'è la consapevolezza che sapere ci cura, allevia la nostra sofferenza, se no che ce frega? A me niente, non me ne fregherebbe niente. Se io non avessi intuito fin da giovane, molto giovane, che la via della conoscenza mi faceva stare meglio, io non starei qua. Io l'ho capito molto presto, grazie a Dio o al karma, vedete voi. Cioè intorno ai 12 anni già mi era chiaro tutto questo, mi era assolutamente chiaro. Per cui ragazzino un po' strano, perché un ragazzino di 12 anni che io scrivevo, ce l'ho tutti questi testi, no? Scrivevo l'essere non è la vita. L'essere non può né migliorare né peggiorare. Dico, ma chi mi aveva detto a me? Boh. Me lo chiedo ancora. Fatto sta che questo impulso, questa brama di conoscenza diventò una cosa divorante dentro di me. A 12 anni, io a 12 anni mi leggevo l'enciclopedia interamente. Compravo l'enciclopedia a dispense settimanali. C'erano le dispense settimanali, qualcuno che c'ha un po' della mia, della Rizzoli La Russa, che è un'enciclopedia, tra l'altro, secondo me, ancora stupenda. Ce l'hai? No, la domanda non si può fare. Prima di arrivare alle domande. No, non si può interrompere. Le domande alla fine, o perlomeno in mezzo. Prima fammi dire qualcosa. Anche perché, credimi, qualche domanda me la sono già fatta io negli ultimi 50 anni in cui mi sono letto tutte le enciclopedie del mondo. Quindi qualche domanda, diciamo, l'abbiamo affrontata e quindi è, come dire, implicita in quello che cerchiamo. Vedrai che magari fra 5 minuti c'è la risposta alla domanda, capito? Non dobbiamo avere fretta. Quindi l'anima umana vuole conoscere perché intuisce che conoscendo starà meglio e poi ne fa esperienza. Io stavo meglio. Cominciò a scrivere a 13 anni, scrivevo e stavo meglio. Io scrivevo per stare meglio, e stavo male e scrivendo stavo meglio, conoscendo stavo meglio. Esercitando la mente, su vibrazioni sempre più elevate, questo vuol dire conoscere, la mente sta meglio e la mente è un mistero che comprende anche il corpo. Per cui stai proprio meglio, stai meglio fisicamente e via così. Quindi questo è il primo presupposto. Ogni lavoro conoscitivo è terapeutico, cura l'anima. Ma il secondo presupposto che voglio presentarvi è che anche oggi specialmente, ma questo anche è sempre stato, ma teniamoci all'oggi, ogni progetto politico adeguato al tempo estremo che stiamo attraversando non può anche lui che essere animato dall'anelito alla cura. Cioè la rivoluzione che noi intravediamo, che vogliamo favorire, che è già in atto, è anch'essa un dinamismo terapeutico. Cioè, se noi vogliamo cambiare concretamente un sistema di ingiustizia paranoico, qual è quello dell'oligarchia finanziaria dominante, no? Perché lo vogliamo fare? Perché vogliamo la giustizia, diciamo. Ma perché vogliamo la giustizia? Che ce frega? No, uno potrebbe dire, che ce frega? No, è sempre la stessa cosa. La giustizia ci fa bene, ci fa stare meglio i poveri, fa stare meglio, quindi curare la sofferenza, no? Curi la sofferenza degli esclusi, curi la sofferenza degli emarginati, anche noi siamo esclusi e emarginati, e facendo questo raggiungi una maggiore tua giustizia. E essere giusti vuol dire essere sani. Ed essere sani vuol dire essere integri, uno
E questo vuol dire stare meglio. È una terapia. Questa è la terapia. Questa è la terapia. Questo è molto importante da capire, ragazzi. Questi due principi che adesso molto così semplicemente vi ho buttato lì, non so se vi rendete conto della portata antropologico-culturale che abbiano. Cioè, non ci sarà mai più alcuna via conoscitiva e non ci sarà mai più alcuna direzione politica che non abbiano intrinseci dentro di sé gli aneliti alla guarigione, alla cura, alla terapia dell'uomo e del mondo. Tutto il resto è merda. Capite? 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 Non so se capite. Non so se vi rendete conto della rivoluzionarietà radicale di questa frase, cioè del discrimine che apre tra ciò che ha ancora senso e quindi noi vogliamo, come dire, alimentare sia sul piano conoscitivo che su quello politico, cioè tutto, su tutti i piani, e ciò che invece ha un nuovo significato. Quindi noi vogliamo imparare solo in questa direzione di terapia dell'anima. Noi vogliamo andare a scuola, vogliamo andare all'università, vogliamo andare in chiesa, vogliamo andare dove ve pare, ma vogliamo andare in luoghi in cui la trasmissione del sapere sia cura della mia anima e della nostra anima, delle nostre anime. E vogliamo occuparci di nuovo di politica, vorremmo, ma solo nella misura in cui il progetto politico trovi o ritrovi in modo nuovo la sua radice, che non è altro che lottare, lavorare per una convivenza tra gli umani che li curi, si prenda cura di loro, organizzi il lavoro in modo che sia più salutare per loro, organizzi la sanità perché sia salutare per loro, organizza la fiscalità, il bilancio dello Stato, la politica estera, tutto per amore dell'uomo. Mi capite la rivoluzione di questo principio? Questo è un principio per me capitale, è un discrimine eonico, cioè di un eone ad un altro. Perché se voi questo lo applicate alla realtà concreta, vi rendete conto di che cosa porterebbe un movimento, o porterà, perché porterà di sicuro, un movimento conoscitivo e politico che imposti la propria azione storica con questi principi. Quale radicale setaccio, giudizio universale si apra rispetto a tutto quello che c'è? A tutto quello che c'è. Prendiamo trasmissione per trasmissione questa schifezza che ci offrono, a partire dalla RAI, i nuovi programmi. Non sono una signora, non so, questo nuovo grande bel programma di RAI 2, per dire, coi soldi nostri, cura le anime? Ci fa stare meglio? Ci illumina? Giudizio. Qual è il giudizio? Oggi, qual è il giudizio? Il giudizio oggi è l'audience, cioè oggi il giudizio è la pubblicità, cioè sono le agenzie pubblicitarie che comprano i programmi in base ai loro interessi, e siccome i loro interessi sono interessi di merda, è chiaro che producono prodotti di merda che sono congeniali a quello che devono fare. Perché certo, se ci fosse un programma così, come quello che vi dirò stamattina, ma che ci pubblicizzi? Che pubblicizzi? Cioè, io vi convinco a non comprare praticamente quasi niente. Cioè, pochissimo serve, no? Cioè, io vi posso consigliare di comprare un mio libro, quello sì. Ma proprio perché, proprio perché poi le producono le Paoline che sono suore, cioè non c'è alcun interesse economico. Alcun interesse economico, è un servizio, un puro servizio, tutto gratuito. Perciò io sto là, perché è congeniale con quello che voglio io. Mi capite?
Ma se tu vuoi pubblicizzare sta robaccia schifosa e venderla, dovrai fare dei programmi analoghi. Ecco, questo è il loro giudizio. Ma se il giudizio diventasse quello che stiamo dicendo stamattina, quali programmi faremmo? E faremmo programmi con i consigli per gli acquisti? Boh, forse sì, però ci sarebbe una selezione molto severa di cosa consigliare. Perché io non è che sono, come dire, un laddista, cioè che dico che bisogna distruggere tutto, no? Le macchine, eccetera. No, però ci sarebbe una selezione, per esempio, anche di imprese, no? Coerenti con quello che noi vogliamo, perché ci sono. Capite il giudizio universale? Ecco, questo è molto importante. E per chiudere questa prima fase, vi voglio leggere un piccolo testo che, diciamo, spiega di che parliamo. Di che parliamo? Parliamo, cari ragazzi, come dicevamo, della salute. Cioè, stiamo dicendo che ogni atto conoscitivo, perché stiamo qua? Perché state qua? Voi siete qui per conoscere, per imparare, sperando di imparare qualche cosa. E sperate di imparare qualche cosa perché avete una speranza terapeutica, di stare meglio, banalmente, mi capite? Stare meglio, alleviare la sofferenza. Normalmente gli uomini, le donne, perché iniziano un cammino di ricerca? Perché stanno male, molto. Molto male. No, mediamente, è sempre così. Quindi, la ricerca conoscitiva della salute, la ricerca politica di quella che anche a livello mondiale viene chiamata One Health, no? La One Health, che è la salute che è una, cioè è tutto salute. Cioè, se io mi occupo dell'ambiente, per cui vorrei che non ci fosse la plastica nell'oceano, perché poi la plastica se lo mangiano i tonni, e i tonni me lo mangio io, e poi la plastica me la trovano nel mio stomaco, è per la salute. One Health. Se lavoriamo per avere, diciamo, dei ritmi lavorativi decenti, in modo che le persone possano avere una vita decente, è per la salute. Un concetto complesso di salute, no? Un concetto complesso, per esempio, la salute viene già dichiarata nell'atto costitutivo della discussa e discutibile OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 1946, già allora si dice la sanità è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. E non consiste solo in un'assenza di malattia o infermità. Quindi questa visione sia del sapere che della politica finalizzate alla salute ha delle radici molto profonde, che ora, diciamo, riassumo in questa breve lettura. Il concetto di salute, lungo il XXI secolo, ciao, benvenuto. Inizia. Prego. Benvenuto. Ecco. Grazie, prego. Quindi il concetto di salute lungo il XXI secolo inizia a riconiugarsi con quello più ampio di salvezza. Quindi capite che quando noi parliamo di terapia, salute, abbiamo un concetto molto ampio di salute. D'altronde questo concetto molto ampio, in cui cioè salute e salvezza sono la stessa cosa, è anch'esso molto antico. I due vocaboli, infatti, hanno la medesima radice linguistica. Il sostantivo latino salus. Salus in latino è salute e salvezza. Non c'è di questa distinzione. È molto moderna, non è antica, non è latina. Questo vocabolo, salus, a sua volta deriva dall'indoeuropeo solvos, che ha dato vita anche all'aggettivo greco holon, no? Intero, da cui proviene tra l'altro il concetto di olistico.
Tutti questi termini sono poi collegati con il sanscrito svasta, che significa al contempo benessere, pienezza e integrità. Da solfos, la radice indoeuropea, discendono poi tutte le radici anglosassone e tedesche, che hanno originato parole come health, salute, holy, heilig, wohl, che significano contemporaneamente sacro, santo, sano, sano e salvo, integro. Ma potremmo ricordare anche l'ebraico shalom, che indica pace, prosperità, benessere globali e radicali. È chiaro dunque che la salute che ricerchiamo in questo passaggio cruciale è una forma complessiva di integrità. Questo è l'orizzonte sia della conoscenza iniziatica sia della politica rivoluzionaria di cui abbiamo parlato. Ogni conoscenza autentica oggi e ogni progetto rivoluzionario autentico oggi non possono che essere orientati a questo scopo, l'integrazione umana, l'integrità umana, la sanità mentale, sanità, unità, integrità, santità, capite? È la stessa cosa, essere uno. Tutto il resto è finito per me, purtroppo è finito nell'essenza, ma nella storia è ancora molto dominante. Integro è l'uomo non rotto, rotto corrotto. La corruzione non è altro che l'effetto anche morale, ma prima di tutto mentale, spirituale, della non integrazione, della scissione. Quindi integro è l'uomo non rotto, non scisso e perciò santo, unificato e giustamente, cioè con una mente corretta e appropriata, integrato nel tutto. Questo ovviamente è un processo. Non è che, no? Però è la direzione. Quindi noi sosteniamo che siamo nel punto cruciale della storia antropologica del pianeta in cui l'umanità può capire in modo nuovo queste antiche conoscenze e riorientare l'intero sviluppo culturale, politico, sociale nella direzione della integrazione, cioè della salute, cioè della salus, cioè dell'unificazione, a tutti i livelli, mi capite, da quello mentale interiore a quello globale planetario. Questo vuol dire amare la pace, non ste chiacchiere di criminali. La pace è l'unità, la pace è il mistero dell'uno. Non costruisci assolutamente la pace se non partendo dall'integrazione interiore che poi si faccia a cerchi concentrici, no? Unificazione, pacificazione, correlazione benevola. E questo è quello che siamo chiamati a capire, a mio parere, avendo davanti agli occhi l'alternativa catastrofica evidente, cioè ormai l'altra via, la via diciamo della notte, ormai è lampante la sua distruttività radicale. Questa è l'opportunità del tempo, per cui questo è un tempo propizio, come io cerco di sostenere da circa 40-50 anni. È un tempo propizio, certo è difficile capire perché, perché tutto sembra il contrario, no? Però se pensiamo a fondo, come stiamo adesso cercando con molta semplicità di fare, possiamo capire perché è propizio. È propizio come può essere propizia una crisi anche personale molto grave, no? Se attraverso questa crisi radicale siamo in un certo senso spinti, poi c'è sempre la libertà, però siamo come un po' spinti a cercare altro. Quando tutto crolla, no?
quando tutti gli appigli che ti eri dato crollano, tutte le sicurezze alle quali ti eri appoggiato non reggono più, non funzionano. Tutte le strategie difensive, no? Tutti i trucchi che noi piccoli ego normalmente elaboriamo, no? A un certo punto ti rendi conto che non bastano, non reggono, e tu sei lì, solo in un abisso. E a quel punto ti metti alla ricerca in modo più serio. Quindi, e questo è propizio. Uguale a livello, diciamo, grande, a livello globale. Questo è il tempo che, a mio parere, noi stiamo attraversando. Bene, questo era il presupposto. Il presupposto è importante, ragazzi. Il presupposto è importante. Adesso, diciamo, entreremo un po' di più, potremmo dire, nella pratica, no? Il rapporto fra teoria e pratica sta cambiando, anche questo sta cambiando, a mio parere, in questo spartiacque dei tempi. La teoria cerca la verifica, no? Questo già nella scienza moderna. Scienza moderna, da questo punto di vista, è stata una bella lezione, secondo me, per gli umani e anche per la spiritualità, perché, come diceva Nietzsche, è come un bagno di umiltà. Dici una cosa, ok, fammela vedere, no? Dimostrala. La scienza, da questo punto di vista, col suo metodo, coi suoi limiti, però è, come dire, una cosa interessante, e secondo me la spiritualità attuale ha bisogno di, come dire, assorbire una certa, un certo rigore scientifico. Naturalmente i metodi sono diversi, è ovvio, però il rigore, no? Quindi il rapporto fra teoria e pratica stretto. D'altra parte, una pratica, qualunque pratica che non abbia una solida teoria, e quante ce ne so, e quante ne abbiamo viste negli ultimi decenni, no? Di pratiche ma io voglio capire, ragazzi, io devo capire, io sono occidentale e anche orientale, eh? Vogliamo capire che stiamo a fa. Che stiamo a fa'? Quindi facciamo una pratica, ma dietro ci deve essere una teoria che mi abbia molto seriamente convinto, che se no io non faccio cose, mi interessa, c'ho troppa esperienza, non io personale, ma noi umani occidentali del XXI secolo, ne abbiamo viste de cotte de crude, di pratiche senza una teoria adeguata. E abbiamo visto una caterva di fallimenti psichiatrici. Perché fare pratiche, anche spirituali o autoconoscitive, senza una teoria molto solida, solida vuol dire glossa. Che vuol dire solida? Beh, diciamo che dal mio punto di vista, quello che io propongo normalmente nei gruppi, eccetera, deve essere passato attraverso vari vagli. Io non propongo mai nulla se non è passato attraverso vari vagli. Il primo vaglio è quello dell'esperienza personale. Esperienza personale di decenni, però. Cioè, io se propongo un esercizio, come propongo nei miei gruppi, vuol dire che io l'ho provato per migliaia di volte. Ma questo non basta assolutamente, a me non me basta proprio. Quello che propongo, l'esercizio che posso proporre, io, mentre lo faccio io, lo metto a confronto con tradizioni millenarie. E deve essere in sintonia, non uguale. È chiaro che noi siamo nel XXI secolo, va bene. Però se quello che io propongo io non sentissi che è in perfetta sintonia con la spiritualità, che ne so, di Giovanni della Croce. Cioè, se quello che io propongo non fosse in sintonia essenziale con l'insegnamento del Buddha, con il Bhagavad Gita,
con la parola di Cristo, con le tradizioni vuol dire migliaia di generazioni di praticanti che hanno sperimentato per generazioni, trasmettendosi un sapere che cambia, si arricchisce, ma è in sintonia, in perfetta sintonia. In tal senso io mi sono sempre considerato uno strano soggetto, cioè un uomo della tradizione, essenzialmente, e della rivoluzione. Che sembra un conflitto, no? Sembra un contrasto, ma io non lo sento, non ho mai sentito questo contrasto. E adesso mi sembra di capire che non è un problema mio, è proprio un problema del tempo. Cioè noi abbiamo bisogno di rilanciare i progetti rivoluzionari della modernità. La modernità è rivoluzione, è la rivoluzione. Vi cito una cosetta carina, una chicca, faccio una chicca. Ogni tanto le chicche sono carine. Questo è Friedrich Schlegel, che tutti voi avete letto in tedesco, immagino, prima no, c'era l'obbligo, non ve l'hanno detto. Vabbè, Schlegel è un grande pensatore, un grande filologo della fine del Settecento, ok? Tedesco. Dice: il desiderio rivoluzionario di realizzare il regno di Dio, perché questa è la rivoluzione moderna, realizzare le qualità del regno messianico, cioè la pace, la giustizia, la libertà, l'uguaglianza nella storia. Quindi il desiderio rivoluzionario di realizzare il regno di Dio è il punto elastico di ogni processo formativo, conoscenza, e l'inizio della storia moderna. La modernità è questo qui, non è che lo dico io, L'altro giorno sono andato a Firenze e ho presentato il libro Pace e Rivoluzione con Bertinotti nella sala del Consiglio Comunale di Firenze e ho detto esattamente questa cosa, cioè l'intuizione messianica è la modernità, non c'è niente, gli dicevo guardate qui la sala del 200, dei 200 a Firenze. Questo è tutta messianica, è che noi ci siamo completamente dimenticati la nostra storia, sarebbe stato anche meglio che forse andavamo nella sala dei 500, no? Quella di Savonarola. Non c'è Firenze senza l'intuizione messianica, non c'è niente di Firenze. Siete scordati? Parlavo al presidente del Consiglio Comunale di Firenze e a Bertinotti. Perché ce lo siamo dimenticati? E invece ce lo dobbiamo ricordare. Quindi noi dobbiamo recuperare lo spirito rivoluzionario, ma purificarlo alle fonti della tradizione. In questo caso della tradizione messianica. E quindi, come dire, rilanciare una rivoluzione messianica in modo messianico però, non in modo antimessianico come spesso è stata la modernità, che si è, come dire, impadronita dell'impulso messianico in forma egoico-bellica. E quindi stragi, guerre, ammazzamenti, torture, schifo. Quanto di più antimessianico, ok? Tra l'altro, per gli astrologi qui presenti, io ho la congiunzione Giove-Urano in nona in Cancro, quindi perfetto. Giove l'autorità, Urano la rivoluzione, in nona casa della spiritualità, in Cancro luogo anche della tradizione. Quindi tradizione e rivoluzione nella spiritualità. Cioè, sono un po' iscritti nel mio tema natale, ma io credo che siano iscritti nel destino di questo tempo. Allora, detto questo, teoria e pratica, potremmo dire così. Questo dinamismo, quindi un dinamismo di conoscenza iniziatica e di rivoluzione politico-storica, entrambi finalizzate ormai sempre di più a questa salute totale, a questa integrazione totale dell'uomo, ok? Questo dinamismo, che costituisce, a mio parere, quella che potremmo chiamare la rivoluzione multidimensionale in atto, capite? Perché è una rivoluzione che appunto va dall'interiorità al pianeta.
toccando tutti i livelli intermedi, la cultura, la comunicazione di massa, il lavoro, la sanità, la politica internazionale, la Costituzione italiana in rapporto alle istituzioni internazionali. Tutti i livelli sono coinvolti in questa rivoluzione multidimensionale. Ora, questo dinamismo, a mio parere, alterna costantemente due movimenti che continuamente si ripetono e, a mio parere, si ripeteranno fino alla fine di questo eone. E qui veniamo a questo piccolo primo disegno. Questi due movimenti, e non, come dire, alieniamoci, no? Perché purtroppo la nostra mente è fatta così, tende subito a rappresentarsi le cose e uscire da sé. No, è una cosa in atto, anche ora. Quindi stiamo parlando di noi ora anche. Quindi questi due movimenti li potremmo chiamare stamattina, quindi voglio dire, sono nomi che possono essere ovviamente mutati, esodo e ritorno. Due movimenti, esodo e ritorno, continuamente, esodo e ritorno. Che cos'è l'esodo? Il primo movimento. Allora, il primo movimento l'abbiamo rappresentato con questi disegnini molto semplici. Cos'è l'esodo? L'esodo, come dice la parola, è un'uscita. Ex odos. Odos vuol dire cammino. Cammino fuori. Uscire. Da chi? Da questo stato qui. Questo è lo stato nel quale, potremmo dire, l'io, la nostra più profonda coscienza, è perduta nell'identificazione con il corpo e con il mondo. Questo è lo stato più, potremmo dire, ordinario, cioè quello nel quale riprecipitiamo sempre, anche ora. Noi tutti riprecipitiamo continuamente in uno stato nel quale la nostra coscienza, lasciate le parole fluide, coscienza non sappiamo che è, anima, chiamatela come vi pare, quella cosa lì, che siamo noi, è perduta, perduta vuol dire dimentica di sé, non sa di sé, è completamente identificata con le percezioni sensoriali del corpo, con lo spazio-tempo del corpo e con i dati, potremmo dire, del mondo. Allora, il primo movimento, primo e sempre da capo primo, è appunto uscirne. Come si esce da questo stato? Come si esce? Lo sappiamo, più o meno. Uscire vuol dire, a livello interiore, destrutturare progressivamente tutte quelle strutture attraverso le quali la coscienza, l'io, la mente, lo spirito si identifica con i propri contenuti. Destrutturare. E qui la pratica meditativa, le varie pratiche meditative, oggi ne faremo anche una, sono finalizzate a questo, tutte di tutte le tradizioni. Su questo c'è una concordia, direi, assoluta. Tutte le tradizioni vanno alla ricerca di uno stato di pace, potremmo dire, o di beatitudine, qui abbiamo scritto risonanza beata, perché qui si soffre come cani. Quindi sempre la via della
terapia, no? Del volere stare meglio, dell'integrità, è quella che ci spinge all'esodo, a uscire. E tutte le pratiche ci aiutano a destrutturare quegli attaccamenti che fanno della nostra mente una schiava. Una schiava inconscia, che manco lo sa, è schiava e basta, è schiava inconscia. Quindi la pratica meditativa ci aiuta a riconoscere sempre più a fondo questi attaccamenti e a rinunciarvi. La rinuncia come abbandono, come lasciare la presa, come lasciare scorrere, ci sono tante chiavi, no? Ma sono più o meno, no? Finalizzate alla stessa cosa, cioè portare lo spirito ad un'esperienza di sé come libertà, non condizionata, cioè svincolata dallo spazio-tempo, che è la struttura fondamentale della determinazione, di ogni determinazione del nostro essere incarnati, psiche-soma, psicosoma. Quindi io mi distacco, mi divincolo, mi svincolo da queste piovre, da queste ventose, e sperimento finalmente il mio essere, non il mio essere cosciente di oggetti e quindi identificato alla fine con gli oggetti, com'è nella nostra vita ordinaria, ma la coscienza, spirito, mente, io, fa esperienza di sé, esperienza che normalmente noi non facciamo, non facciamo l'esperienza della coscienza, non la facciamo. E qui vi ho scritto un testo particolarmente arcaico, molto antico, che addirittura è del primo libro dei Re, quindi sì, diciamo un millennio prima di Cristo più o meno, e parla del profeta Elia. Al profeta Elia viene detto questo concetto. Lui è nella grotta. Il Signore gli dice, o meglio, la scrittura non dice nemmeno il Signore, gli viene detto, gli viene detto, esci, esci e fermati sul monte, alla presenza del Signore. Quindi esci. Esci, fermati, fermati. La mente qui è un turbinio, la mente qui è un turbinio, lo sapete, no? È un rumoreggiare, quella che Buddha chiama la proliferazione mentale, quello che lo yoga sospende, no? Yoga citta vritti nirodha. Dice Patanjali, il primo versetto degli aforismi sullo yoga, cioè lo yoga è la sospensione, nirodha, delle vritti, cioè dei movimenti, vritti, vortici, la stessa radice, no? Vortice, della mente, citta. Quindi fermati, fermati. Salmo dice, fermatevi, e sappiate che io sono Dio. Fermatevi. In greco è scolasate, che non è fermatevi. Svuotatevi. C'è la radice di scuola, che come sapete probabilmente vuol dire tempo vuoto. Oggi vogliamo fare della scuola, no, tutto finalizzato al lavoro. Ma la scuola è l'esatto contrario. La scuola è il tempo perso, è il tempo vuoto. Questo vuol dire scuola. Quindi scolasate, svuotatevi
e gnote sappiate che io sono. Questo è l'esodo, il primo movimento. Buddha, nel testo Udana 8.3, dice: esiste, o monaci, un non nato, esiste un non nato, un non divenuto, un non creato, un non formato, quindi una sfera, noi diremmo, assoluta, no? Assoluta vuol dire non relativa, non condizionata. Se non esistesse questo non nato, non divenuto, lui ripete, no? Questo è tipicamente orientale, ma non è una ripetizione, come dire, inutile. È la ripetizione che serve a farti capire quello che sto dicendo, perché sennò l'uomo si distrae. Invece se glielo devi ripetere, esiste, se non esistesse questo non nato, non divenuto, non creato, non formato, non si potrebbe conoscere alcuna via di salvezza. È chiaro, no? Dove andremmo a salvarci se tutto fosse qui? E questo mondo vuole convincerci che c'è solo questo mondo qui. Capite? Incatenarci qua dentro, nell'inferno telematico guidato dalle intelligenze artificiali, che sradichino dall'uomo perfino la memoria che esista un esodo, cioè una salvezza. Quindi non ci sarebbe alcuna via di salvezza da ciò che è nato, divenuto, creato e formato. È chiaro. Quindi questo è l'esodo. A livello interiore, l'abbiamo detto, l'esodo è questo dinamismo. Ma dobbiamo anche dirci che a livello storico-politico cosa comporta questa uscita? Cosa comporta e cosa richiede? Perché questo qui non è soltanto una dimensione psichica personale. Capite? Questa dimensione qui è un mondo culturale, è un mondo di concetti trasmessi che diventano le gabbie del mio piccolo ego, gabbie culturali, non solo psichiche, quelle, diciamo, della famiglia, no? Mamma, papà, tutte cose su cui lavorare, ma ci sono anche altre gabbie: il materialismo, il riduzionismo, quello che ti insegnano a scuola, che ti convincono che questo sia un mondo senza significato, te lo dicono senza dirtelo. Quindi questo esodo, dal punto di vista culturale, implica una critica teorica, filosofico, teologico, spirituale, profonda di tutte le concettualità di questo mondo. Ecco la rivoluzione culturale. Non basta l'esodo, diciamo, mentale, spirituale, c'è, e questo è un livello centrale, no? Ma poi da qui noi dobbiamo animare una critica di tutte le concettualità che ci ingabbiano, che ci ingabbiano. E questa è una critica, appunto, potremmo dire, epistemologica, filosofica e politica, sociale, rivoluzionaria. Ok? Bene. Ora abbiamo detto abbastanza e quindi ci concederemo con molta semplicità una piccola pratica. Grazie. Allora, cari ragazzi, siccome siete tutti praticanti avanzati, immagino, sapete che ogni pratica è la prima. Quindi diciamo che più avanziamo nella pratica e più diventiamo principianti. Questo è un buon segno. Io festeggio quest'anno i 42 anni di pratica più o meno regolare.
quindi diciamo sono un principiante proprio, sto diventando un principiante, diciamola così. Se lavoro ancora un po', quindi fare una pratica come fosse la prima volta non è facile, ecco perché bisogna, però diciamo ciò che ci può aiutare secondo me è la semplicità del cuore. E l'affidamento alla pratica, perché la pratica meditativa, la pratica spirituale è come aprire una porta. Non è che lo controlliamo noi. Noi apriamo la porta. No? Questa è una cognizione anch'essa universale. Yogananda, mi viene in mente, diceva, no, lo spirito soffia sempre, cerca di aprire la finestra. Ecco, la pratica, noi ci sediamo, facciamo un atto di libera scelta, potremmo pure non sederci, no? Quindi noi ci sediamo e proviamo ad aprire la finestra. Primo passo della nostra piccola pratica consiste nel sederci. E cioè nel ricercare con molta dolcezza e calma una posizione seduta relativamente stabile e comoda. Questa primissima fase viene chiamata anche nella tradizione benedettina Stazio. Sempre negli aforismi sullo yoga di Patanjali, la descrizione di asana, cioè della postura, è estremamente sintetica. Patanjali esprime un'unica parola, stira succa, comoda e stabile. Cerchiamo di verticalizzare un po' la colonna vertebrale con una dolce spinta dal basso verso l'alto. Dal basso verso l'alto, stiro, allungo, allineo la colonna. I globi oculari sono morbidi. Globi oculari sono liquidi. Il volto è disteso. I muscoli mascellari
non sono contratti. Dolcemente ascolto il corpo. E rilasso eventuali contrazioni muscolari inconsapevoli. Nelle spalle. Nelle gambe. Fino ai piedi. In questo corpo un po' più ordinato, aspettiamo l'inspiro. Aspettare è un'arte. Vi prego di realizzare come la nostra mente automatica tenda a intervenire a interferire sul respiro. E torniamo a decidere di aspettare. La nostra consapevolezza retrocede. Aspettare, lasciare venire. E lasciare andare l'espiro. Lasciare essere. Vi prego di realizzare come questo piccolo inizio questo piccolo apprendimento questo lasciare stia già unificando la luce della coscienza.
questa luce, comprendiamo che è una luce? Osserva dentro di sé ogni fenomeno che di momento in momento emerge. Può essere una percezione sensoriale. Un banale prurito. Può essere un pensiero. Un'emozione. Può essere un'immagine. Questa luce lascia che emergano. Vi prego di realizzare che questa coscienza che non si identifica con i contenuti mentali ma li lascia essere, possiede delle qualità intrinseche che ci sta comunicando. Accoglie benevolmente. Sorride mentre accoglie. E lascia andare. Lascia scorrere. In questo espiro. Mi abbandono di più. Mi abbandono di più. Mi abbandono di più. Fino a sentire che tutto scorre. Vi prego di realizzare che ciò che impedisce di godere di questo scorrere è un residuo desiderio di controllo. Percepiamolo e molliamo proprio lì.
In questo espiro rinuncio un po' di più. All'illusione del controllo. E questa pace cresce. Più mi abbandono, lascio scorrere. Giù, 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 giù. Più mi immergo totalmente giù, 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 giù. Più questa pace si potenzia. Questa pace si comunica. Diventa la nostra vibrazione. Proviamo a sentire questa delicata vibrazione, dolcemente, come un pace. Non resistiamo, non rimaniamo separati. Pace. Facciamo vibrare questa risonanza come il nostro vero essere. Più ci abbandoniamo, più questa esperienza si fa evidente. Pace. Non è un concetto, è questa luce. Pace. Pace. Non resistiamo. Usciamo e rimaniamo in questa apertura. Pace. Espiro dopo espiro, lasciamo che si sgretoli il muro della separazione e la risonanza lo sgretoli,
pace. Lasciamo che sia la risonanza a guidare la voce. Pace. Pace. Vi prego di percepire come tutto risuoni, come tutta la nostra psiche inizi a risuonare e a curare le proprie ferite. Lasciamo che le ferite della nostra psiche profonda vengano risanate dalla vibrazione beata. Pace. Lasciamo che anche tutto il nostro corpo fisico inizi a risuonare a questa altezza e che questa grande vibrazione di pace guarisca le nostre ferite fisiche. Tutto il nostro spirito devotamente confluisca nella vibrazione con tutta la fede, l'affidamento, la fiducia. Vi prego di realizzare che questa pace ognuno di noi può dire io sono. Questa pace io sono. Thank you.
Grazie. Bene, cari ragazzi, allora, ora concluderemo la nostra piccola riflessione, poi credo che avremo un saluto da Mauro online, credo, poi mi direte voi. Allora, abbiamo detto una cosa, spero utile, cioè abbiamo detto che il processo che stiamo vivendo, perché noi parliamo di una rivoluzione antropologica che è un fenomeno in atto, cioè io faccio fatica, lo capisco, a fare comprendere questo, per cui ogni volta che parlo di rivoluzione mi devo sentire le obiezioni che sono giuste, ma sono relative ad un concetto di rivoluzione diverso. Quello che ho cercato di spiegare anche a Firenze. Per cui la rivoluzione uno pensa al colpo di Stato, la rivoluzione uno pensa alla presa della Bastiglia, la rivoluzione uno pensa all'assalto al Palazzo d'Inverno, cioè pensa a quello che è sempre stato. Quindi qualcosa che è sostanzialmente fatto dall'uomo e fatto in una maniera spesso violenta. Questo è il nostro concetto moderno di rivoluzione, ok? Ecco, noi parliamo di un'altra cosa che spiega anche quelle, ma questo non posso dirlo, spiegarlo qui. Cioè, noi parliamo di una rivoluzione antropologica, cioè di una trasformazione dell'identità umana che è in atto, ed è in atto da tanto tempo. Allora, noi stiamo dicendo però che in questo tanto tempo, questo tempo è particolare anche. Cioè, siamo in un tempo particolare in cui questa rivoluzione antropologica che è in cammino da tanto tempo è come se si presentasse all'umanità oggi come qualche cosa di ineluttabile, la cui alternativa è la distruzione totale evidente. Ecco. E abbiamo detto che questo processo, chiamiamolo rivoluzionario in atto, trasforma radicalmente sia le forme di conoscenza, per cui tutte le forme di conoscenza adeguate alla rivoluzione antropologica in atto, debbono e stanno già diventando forme iniziatiche di conoscenza, cioè finalizzate alla salute umana, all'integrazione umana. Quindi nessuna curiositas, nessuna nemmeno solo brama di potere, nemmeno di potere sulla natura. E d'altra parte anche i movimenti politici che debbono in questo tempo animarsi dovranno avere questa consapevolezza e quindi essere anche loro finalizzati a rivoluzionare questo sistema di morte in vista della salute complessiva, salus, no? Svasta, anzi, come dici, santa. Santa proprio. Ok, quindi in sanscrito, vedi, abbiamo una parola ancora più vicina a quest'idea di integrità. Quindi questo stiamo dicendo, e stiamo dicendo che questo movimento rivoluzionario antropologico culturale ha una dinamica duplice, un esodo continuo e un ritorno. Allora l'esodo un po' lo abbiamo detto, l'esodo implica dal punto di vista interiore una destrutturazione progressiva delle strutture egoico belliche della nostra mente ordinaria, che è sempre di nuovo egoico-bellica, cioè separata, fa esperienza di sé come entità separata e quindi disperata, mortale, molto incavolata e quindi anche molto aggressiva. Sta qua. Quindi il primo dinamismo è uscirne a livello interiore attraverso la destrutturazione delle strutture egoiche e a livello culturale attraverso la destrutturazione o, come si direbbe nella filosofia, decostruzione delle concettualità di questo mondo. Tutta la filosofia decostruttiva,
Derrida, ma, insomma, l'ermeneutica. E perché c'è stata? Per questo Foucault, cioè nel lato positivo, anche Nietzsche, no? Ci hanno insegnato a capire che tutti questi concetti culturali di questo mondo qua, in realtà o sono falsi o sono ipocriti, Nietzsche. Quindi la morale, lui fa la genealogia della morale, cioè decostruisce la morale facendoti capire che in realtà è volontà di potenza. Cioè, sotto il nome morale, gli oligarchi di tutti i tempi hanno poi schiavizzato, no? E tormentato i poveracci. Semplifico. Allora, questa è l'esodo, quindi, sia a livello interiore che a livello culturale e quindi politico. Ma poi c'è il ritorno. Che è il ritorno? Allora, il ritorno è semplice. Quando noi facciamo, diciamo, esperienza, no, dell'assoluto non condizionato, questo è un momento meraviglioso, sempre, perché è la profondità libera di ogni momento terrestre, quando noi facciamo esperienza di questo assoluto, a tratti naturalmente, no? A tratti facciamo esperienza di questa vibrazione, di questa luce, ok? Capite che la coscienza è anche una luce, no? E capite che la luce è una vibrazione. Noi sappiamo che è tutto vibrazione, ce lo dice oggi anche la fisica teorica. Noi siamo vibrazioni, tutti in questo momento siamo tutti una vibrazione, non siamo assolutamente niente di solido come credevano i materialisti dell'Ottocento, del Settecento. Non esiste, la materia non esiste, diceva Max Planck, non esiste nella sua, come dire, solidità apparente. La realtà della materia è energetica, vibratoria, luce. Luce, noi potremmo dire coscienza addirittura, no? Coscienza, luce, pensiero. Pensiero come creazione, capite? È tutto pensiero, luce. Questa luce qui non è che dobbiamo andare a cercarla chissà dove, è questa qua. Questa luce crea. Quando noi, evadendo dalla gabbia, dalla prigione, diventiamo questa luce, questa pace sono io. Questo è da realizzare, no? Questa luce io sono. Io non sono i miei pensieri in gabbia. Io non sono l'immagine mortale che ho fissata, come dire, a marchio nella mia carne. Questa luce non condizionata io sono. Allora, questa vibrazione di luce assoluta che io sono, poi torna nel mio psicosoma. Mi capite? Cioè io immergo completamente la mia psiche malata e il mio corpo mortale in questa luce, e questa luce li guarisce. Questo è ciò che per i cristiani si dice incarnazione. Cioè il mistero dell'incarnazione è esattamente questo per i cristiani. L'io sono, mi capite? Che è l'assoluto non condizionato, che io sono sia il nome dell'assoluto, cioè sia nella tradizione ebraica, nel libro dell'Esodo 3:14, Dio si presenta a Mosè come io sono. Mosè chiede: come ti chiami? E Dio dice: io sono. Ma anche nella tradizione sanscrita io sono è il nome originario. Allora, quindi, nome originario, mi capite? Io luce, non proiettate, non rappresentate. Io è la dinamica creativa eterna, io sono, soggetto e essere, inseparabili. Questo io sono, l'assoluto non condizionato, si incarna nello psicosoma umano terrestre,
e lo assume in sé. Questo è il mistero, diciamo, cristiano. Incarnazione dell'io sono in Gesù di Nazareth, il quale assume tutta la corporeità e la psichicità e quindi la storia umana e la assume nell'assoluto. Ascensione. E quindi da quel momento sia la psiche che il corpo umano è potenzialmente redento, cioè portato nella salute. Salute definitiva. Capite? Questo è il mistero che è racchiuso nel nome di Gesù. Gesù, nella sua lingua, come sapete, è Yehoshua. Che vuol dire Yehoshua? Io è Yahweh. Yahweh vuol dire io sono. Io sono salva. Quindi io sono la vibrazione, l'assoluto, la luce, si incarna e salva, porta alla sua frequenza, diciamo così, la mia psiche, capite? Le mie ferite, la mia storia, torna nella storia. E il mio corpo. Il mio corpo non è un'entità destinata all'annientamento. Questa è la grande rivelazione, la grande speranza cristiana. Poi il come non lo sappiamo, però questo è il mistero. Allora, questo ritorno, mi capite? Esodo, esco, mi identifico con l'assoluto, l'assoluto dal punto di vista cristiano però torna, si incarna nella psiche, nella tua psiche, nella mia psiche. Ecco perché per noi la psiche è importante, ecco perché c'è la psicologia o la psicoanalisi, per cui noi andiamo, come dire, a cercare rogna. No, andiamo a cercare le rogne. Perché andiamo a cercare le rogne? Perché facciamo un'arte anche dell'oscuro? No? Uno potrebbe dire, ma perché? Ma perché? Perché Dostoevskij? Perché? Perché andare nell'oscuro? Perché andare nel peccato? Perché andare nella morte? Perché ci è andato il Cristo? Perché il Cristo ha portato la luce redentiva in tutti i luoghi, come diceva Ireneo, anche negli inferi. Quindi ovunque tu vada, trovi una luce di redenzione. Tutto deve essere redento. Tutto. E tutto per essere redento deve essere attraversato. E questo spiega molte cose che qui non possiamo, naturalmente. Spiega l'Ottocento, spiega il Novecento. Cioè, no? Spiega la Saison en Enfer di Rimbaud. Se no, che c'è? Perché? Perché la Saison en Enfer? Perché le fleurs du mal? Perché Baudelaire? Se uno non vuole capire niente, non capisce niente, è bene per lui. Se uno vuole capire qualcosa, noi gli diamo delle chiavine per capire. Quindi c'è il ritorno. Il ritorno, naturalmente qui non ci possiamo, come dire, soffermare più di tanto, però vorrei che comprendessimo che anche il ritorno, come l'esodo, anche il ritorno ha degli effetti su entrambi i livelli, quello interiore spirituale e quello storico-culturale. Allora, a livello, diciamo, iniziatico, personale, l'iniziazione cristica, questa specifica iniziazione, ha dei caratteri. Quali sono? È semplice. L'iniziato messianico, messianico vuol dire cristico, messia è la parola ebraica che vuol dire unto, che poi fu tradotta Christos in greco, che vuol dire unto. Unto perché? Unto perché è il re che viene unto. E chi è il re? È il re che porta la giustizia, che quindi porta la pace, che quindi restaura, secondo la speranza ebraica originaria e attuale, il regno di Israele, secondo la visione cristiana, diciamo universale, l'ordine di Dio, cioè il regno. Perciò Gesù dice, io sono re, certo sono re, io sono re. Davanti a Pilato che lo stava per ammazzare. Sei tu che non sei niente. Io sono il re. E tu non sei niente. Tu Pilato, tu Caifa,
tu Erode, tu poteri di questo mondo, religiosi, politici, imperiali, voi non siete niente, siete usurpatori. Mi potete anche ammazzare, ma io sono il re e resto il re dell'universo e sono il futuro del mondo, perché questa è la nuova umanità, questa è la divina umanità, questo è il destino dell'umano. Questa è la pretesa, diciamo, no? La pretesa spaventosa del cristianesimo e di Cristo in prima persona. Comunque, quali sono gli effetti? Gli effetti sono molto evidenti e questi anche ci dovrebbero poi fare capire la storia degli ultimi secoli. Cioè, l'iniziato messianico è un mistico, certo, ma è un mistico incarnazionistico, cioè è un mistico storico, cioè è un mistico che è unito misticamente all'assoluto, ma poi questo assoluto in Cristo lo scaraventa sulla terra, nell'incarnazione, cioè dove stai? E tu dove stai devi portare la salvezza. Quindi, perciò i santi cristiani sono molto diversi gli uni dagli altri e anche diversi nella storia, perché di momento in momento cambia la missione messianica e in questo momento, secondo me, è ancora nuova. Quindi, chi sono gli apostoli del XXI secolo dal punto di vista cristico? Lo lascio a voi. Che devono fare? Secondo me devono fare quello che cerchiamo di fare noi, poi noi non ci riusciamo. Però quella è la via, portare gli uomini iniziaticamente a sperimentare la libertà dello spirito eterno e di portare questa potenza straordinaria nello spazio-tempo della propria incarnazione, qua, e sanarlo, sanare la circoscrizione terrestre che è stata data a te, la devi sanare tu, responsabilità immensa dell'uomo. Quindi, come dire, l'iniziato messianico è missionario per sua natura, deve andare, andate, predicate, cioè salvate, guarite, risuscitate i morti, annunciate il regno, scacciate i demoni, deve andare, è un inviato, no? Apostolo vuol dire inviato, è un inviato, nella storia. A livello, diciamo, storico, questo porta un elemento, come diciamo, rivoluzionario enorme, che dal primo secolo in poi, nel primo millennio, questa cosa i cristiani l'hanno capita molto lentamente. Diciamo che è il secondo millennio che inizia, cioè i cristiani si può dire che per tutto il primo millennio, vado per spanne come si dice, no? Però sostanzialmente aspettavano il ritorno di Cristo molto presto. Le prime generazioni, San Paolo come sapete aspettava il ritorno di Gesù essendo lui vivo, lo dice chiarettondo nella prima lettera ai Tessalonicesi, lui era convinto che Gesù sarebbe tornato tra oggi e domani. E questo spiega anche perché tutti vendevano la roba, che cioè, domani mattina c'è il giudizio universale, no? Che vendiamo tutto, che ci frega. Ok. Diciamo che questo dura abbastanza per il primo millennio. Già San Bernardo, alla svolta del secondo millennio, incomincia a fare dei ragionamenti nuovi, cioè incomincia a dire, no, Gesù è venuto, c'è cioè il primo avvento, poi verrà, l'ultimo tornerà, ma c'è quello che lui chiama l'avvento intermedio. Cioè viene Gesù in te ogni volta che tu gli fai spazio. Quindi c'è un avvento intermedio. Questo cambia completamente il pensiero dei cristiani che incominciano a dire, ah, ma allora questo tempo tra l'ascensione e il ritorno forse ha un senso. Cioè questo ritorno, l'avvento intermedio, ingradida il tempo e lo cambia. Capisci? Se Gesù avviene anche ora, no? Sta cambiando questo tempo. Quindi la storia ha un senso. E lì io vedo in Bernardo l'embrione della filosofia della storia che poi esploderà nel Settecento.
perché non esisteva prima una filosofia della storia, è Herder che la inventa, ma la inventa perché c'era una lunga vicenda. Quindi l'impulso di Cristo come incarnazione nella storia produce nella storia una rivoluzione permanente, perché c'è un principio spirituale assoluto che in ogni momento della storia dice al mondo: tu non sei il regno, tu non sei il regno, il regno non è di questo mondo. Noi lo facciamo presente, noi siamo la profezia del regno, noi siamo i testimoni, cioè i martiri del regno, ma questo mondo non è il regno. Quindi questa dialettica produce la critica rivoluzionaria permanente, che poi esplode nel 500, nel 600, nel 700. Se voi andate a vedere, diciamo, le fondazioni teoriche di quei secoli, erano queste. I primi moti rivoluzionari moderni, che sono del 300, del 400, le prime rivolte contadine, sono tutte messianiche, cioè sono in gran parte guidate da preti, che dicevano: noi dobbiamo portare il regno. Cioè, questi sono non c'è giustizia. I preti dicono che ci dobbiamo amare, ma dove ci amiamo? Qua ci sono i padroni che ci schiacciano, ci tolgono il sangue, ci prendono i raccolti. Quindi è in nome del regno, dei valori del regno, che si ingravida la storia diventando un fermento rivoluzionario permanente, con tutte le contraddizioni che abbiamo detto. Ecco, quindi, a mio parere, oggi questo impulso può rilanciarsi, quindi noi, secondo me, possiamo e dobbiamo rilanciare una rivoluzione messianica più consapevole, purificando radicalmente la storia dell'Occidente, anche cristiano, degli ultimi 2000 anni, e quindi, come dire, rilanciando una rivoluzione messianica di stile messianico. Cioè, come l'ha fatta il Messia? Come la fa il Messia? Come rivoluziona il mondo il Messia? Assaltando il Tempio? No. Ammazzando Erode? No. Qual è lo stile messianico della rivoluzione di questo mondo? L'abbiamo detto: la parola, la testimonianza e il martirio. Questa è la via messianica alla rivoluzione. Quindi io credo che noi siamo in un tempo straordinario, come dicevo, molto bello, propizio, difficile, in cui possiamo capire meglio queste cose, anche in dialogo con le altre tradizioni, che ci danno molti suggerimenti per capire anche noi stessi, in un dialogo libero, ma anche per capire noi stessi. Cioè, lo dicevo anche appunto a Firenze, l'Occidente fa benissimo, e chi conosce il mio lavoro sa quanto io sia severo con la storia dell'Occidente e del cristianesimo, no? Però sono anche dell'opinione che, come tutte le confessioni, poi si arriva al perdono, no? E poi si agisce liberamente le proprie identità, nella relazione con gli altri, non contro, anzi a favore, però ognuno anche con la propria identità. E quindi noi dobbiamo riscoprire questa identità, che ho cercato di sintetizzare, specialmente approfondendo questo mistero dell'incarnazione nella sua valenza spirituale e nella sua valenza politica. Cioè, la modernità nasce come una visione teologico-politica. Quindi non capire questo, non ricordare questo, non sapere questo ci porta alla nostra impotenza. Ma riprendiamo a capire questa storia, perché è una storia molto bella. Io appunto ricordavo nella sala dei 200 a Firenze Savonarola. Savonarola aveva intuito questo, povero uomo, all'alba della modernità, prima di tutti, prima di tanti altri, prima di Lutero. Siamo nel 1494 quando viene ammassato. Ma lui aveva intuito: qui ci vuole un cristianesimo rinnovato, un cristianesimo che penetri nella polis, che trasformi la città.
aveva immaginato anche delle forme democratiche, no? Il Salone dei 500 è un'intuizione democratica, cioè tutto il popolo decida sulle questioni. Sapete che fine ha fatto, insomma? Lui e i suoi sodali frati domenicani sono stati bruciati vivi. Però il problema è rimasto. E poco dopo abbiamo avuto la Riforma protestante, meno di 20 anni dopo, abbiamo avuto lo scisma d'Occidente, abbiamo avuto le guerre di religioni, per cui per 30 anni ci siamo ammazzati tra cristiani per dimostrare chi amava di più il prossimo. Ci siamo proprio sterminati, ma proprio sterminati. Delle guerre veramente terrificanti, andatevele a rivedere quello che è successo nelle guerre di religione. Quindi noi siamo in un momento nuovo in cui tutta questa storia la possiamo in un certo senso perdonare, confessare prima di tutto, quindi conoscerla, confessarla per chiedere perdono e riprendere un cammino liberato da tutte queste colpe, molto più umile, quindi più messianico, vero. L'umiltà è uno dei caratteri fondamentali del Messia. La nuova umanità è per sua natura umile, non violenta, potentissima, ma nell'umiltà e nel servizio. Questo è quello che io sogno e cui cerchiamo di lavorare. Grazie ragazzi. Lavoriamo insieme come facciamo. Adesso spero che potremo anche vedere Mauro, che ci potrà dare un saluto. Comunque grazie, è stato molto bello. Ecco, no, Marco, si sente? Sì. Sì. Allora, Mauro adesso non si collega più con noi, è cambiato di nuovo il programma. Ah. Però ci informa che ti sta seguendo in diretta, okay. E porta i suoi saluti e ti ha ascoltato con la stima e il piacere. Vabbè, di sempre. Allora gli mandiamo tutti il nostro affetto, tutte le onde di guarigione che abbiamo cercato di espandere, che gli possano arrivare come grande sollievo, perché so che soffre e questo mi ha fatto molto dolore, molto, stamattina è stato un brutto colpo, però ci affidiamo e confidiamo che possa presto rimettersi da questa sofferenza.